L'offerta della settimana. Andiamo a Catania. Professor Bennato, l'offerta della settimana. Sì, l'offerta della settimana mi sembra che è molto centrata sul punto di vista dello sguardo delle donne, perché tranne parlare del matrimonio mostruoso, mi sembrano tutti film che riflettono sul punto di vista femminile, sulle varie modi con cui, diciamo così, le donne affrontano temi diversi. Per quanto mi riguarda, dato che diciamo così, bisogna dare spazio alle priorità, il film che mi ha colpito di più è quello più misterioso di tutti, che è The Piper, perché sono riuscito a trovare in giro su internet diverse sinossi che me lo rendono molto affascinante per questa, diciamo così, per questa mescolanza tra musica classica, mi sembra di capire, e horror, anche se non sono riuscito a trovare in giro neanche un trailer. Quindi questa cosa, che questa specie di velo di mistero che ammanta questo film, me lo rende molto simpatico. Poi c'è un'altra cosa che mi è molto piaciuto e che mi ha molto interessato, che è L'uomo senza colpa, sostanzialmente per tre elementi chiave. In primo luogo perché lo sfondo del problema dell'intossicazione da amianto e di tutte le vittime che l'amianto ha fatto, secondo me è un problema serio che va bene essere, diciamo così, trasformarsi in uno sfondo rispetto a questo, sviluppare una storia. Questa è una cosa che mi rende molto interessante. Il secondo aspetto è questa cosa che ho sentito dall'analisi dei critici in studio, e il fatto che c'è un passaggio dalla dimensione della vendetta alla dimensione del perdono, e quindi questo me lo rende molto, molto affascinante, soprattutto perché io ho sempre difficoltà a esercitare il gesto del perdono, ed è una cosa che mi rimprovero spesso, ma soprattutto perché nel trailer ho visto una scena che presumo essere onirica, straordinaria dal punto di vista visivo, di una polvere che, diciamo, si intossica dei partecipanti, a quello che mi è parso essere un processo. Quindi questa è una cosa che mi ha molto colpito con la mia immaginazione. Poi c'è, ovviamente, poi c'è Uria, perché questa dimensione della danza, del corpo, del riscatto attraverso la danza è qualcosa che mi rende questo film molto, molto vicino. Purtroppo perché mi piace ballare, ma anche se non a livello diciamo così, delle coreografie sofisticate che ho visto nei trailer di questo film. Però sicuramente la danza e la dimensione del riscatto attraverso il corpo di una donna che combattiva in questo racconto è un altro di quegli aspetti che me la affascina. E poi io sono appassionato di animazione, il film della Pixar. Il film della Pixar perché sicuramente è il film, mi è parso di capire che la Pixar è in grande spolvero da questo punto di vista, e poi mi sembra molto bello, diciamo così, l'escamotage narrativo di un mondo fatto da quattro elementi che devono convivere, diciamo così, l'uno stando attento agli altri. Quindi questa è una cosa che me l'ha reso molto tenero. Perfetto, e andiamo dal professor Bennato e poi il professor Conte. La classifica. Beh, la classifica praticamente che rade al suolo qualunque possibilità di film che non siano blockbuster pompati dal marketing più estremo, anche se c'è bisogno di dire una cosa, cioè io da bravo appassionato di immaginario contemporaneo non posso che essere molto 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 contento di Spider-Man Across the Spider-Verse, anche perché è da quello che ho letto in giro, e ancora non sono riuscito ad andarla a vedere perché me lo voglio, diciamo così, centellinare. So che dal punto di vista della ricerca dell'animazione ha fatto delle cose veramente straordinarie. E il resto, ho visto che al nono posto c'è Mind Cage, che era un film che mi aveva incuriosito, e quindi spero che possa, diciamo così, magari non credo ascendere la classifica, però magari stabilizzarsi, questo spero proprio. Professor Conte. E i nostri amici docenti invece come spettatori? Professor Bennato, lei invece? Ma io dico, scherzando con i miei amici, che a me piacciono tre tipologie di film: i film dove si sparano, i film sono gli alieni e i film dove sparano agli alieni, quindi sono uno piuttosto banale. Però al di là di tutto, di solito io in un film cerco lo sviluppo l'utilizzo dell'immaginazione per sviluppare un problema, quindi spionaggio, thriller, horror, cioè tutti quei film in cui c'è un meccanismo a orologeria che deve essere decostruito. Questi sono i film che mi piacciono di più, indipendentemente dal tipo di contesto in cui vengono calati, anche con un debole per la fantascienza, diciamo, e l'horror. Professor Conte, lei invece?